bene, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo uno sciaffolone infernale del solito nostro amico Stevie Ray Vaughan. Prima di proseguire, come sempre, solite robe, la campanellina, mi piace, se non vi piace mettete il pollice in giù, quello che volete. Però ho visto che, come dire, c'è stato un po' di movimento sul canale quest'ultima settimana. La lezione su Pride and Joy ha colpito nel segno dove doveva colpire, e ho deciso di proporvi un altro pezzo che io forse addirittura preferisco rispetto alla più famosa Pride and Joy. Stiamo parlando di Empty Arms. Empty Arms è un brano del 1984 del disco Couldn't Stand the Weather, che insieme a Texas Flood credo che sia il più importante per quello che riguarda Stevie Ray Vaughan. È uno shuffle in do veramente veramente tosto. Adesso poi vediamo il perché. Allora, visto che sotto nei commenti commentate sempre, c'è sempre qualcuno che mi chiede che strumenti ho utilizzato per ottenere un sound simile, perché uguale, identico, non dico che sia impossibile, ma quasi, soprattutto in casa, in un appartamento, come me. Tutti vogliono sapere, conoscere la strumentazione, i segreti, le robe, nessun segreto. Niente di più semplice che quello che vedete. Allora, questa è la mia Strato, la conoscete bene ormai, del 76, tutta originale, a parte il selettore che è un 5 posizioni. Il tono è stato cablato qua, ma su questo pezzo ho usato solo il pickup al manico, quindi il pickup al ponte ce ne freghiamo proprio di brutto. E basta, i pickup sono originali e tutto il resto è stock, come si suol dire. Sono entrato, ho fatto un po' di test, adesso la mia pedaliera grossa è in assistenza dal grande Guido Michetti, che la sta cablando come si deve. Quando appena torna farò un video a proposito. Quindi ho usato i pedali che avevo qui a casa. Nello specifico ho provato con il Riot della Sur, tenendolo col gain molto basso, e con il Boss SD1, che si è dimostrato vincente, forse perché è un pochino più simile al TS9 come concetto, come idea di overdrive. Il Riot era un pochino scuro, dovevo schiarirlo un po' troppo o dall'amplio in post produzione, e almeno per quello che riguarda questo brano. Tutto infilato ovviamente dentro il mio Princeton Reverb con i controlli a 3 i bassi e 3.2 gli acuti. Il volume è a 2, ma ci sono i settaggi, li vedete, vi metto il video in sovraimpressione, come dicono i giovani. Allora, questo è un altro brano di Stevie Ray, di quelli veramente tosti, ancora più tosto di Pride and Joy, secondo me. Non complesso come Scuttlebutting, che trovate in descrizione, ho fatto la lezione qualche mesetto fa, non ha avuto lo stesso successo di Pride and Joy, non so come mai. Scuttlebutting è molto veloce. Questa è una via di mezzo, perché si vanno a creare delle idiosincrasie tra la ritmica e la parte solista, perché è tutto mischiato insieme. Vediamo un attimo nello specifico di cosa stiamo parlando. La prima sono due sezioni di intro. La prima è basata su un concetto di accompagnamento e di ritmica shuffle basato sulle seste e sulle triadi. La seconda è un mischione, quindi continua a mantenere quello che sta succedendo in precedenza e in più aggiunge delle frasi solistiche fighissime. Allora, il riff parte così. Quindi, cosa succede? Siamo sulla pentatonica di Do. Ovviamente sono accordato mezzo tono sotto. Toglietevi dalla testa l'idea di poter suonare i pezzi di Stevie Ray Vaughan con un sound simile al suo con la chitarra accordata normalmente. Quella è la prima cosa. Se avete una Strato e fate quello, non avete bisogno di mettere 0.15 o di avere un full stack Dumble. Il suono, già avete fatto l'80% del lavoro, è già fatto lì. Chitarra bemollata e Stratocaster. Boh. Torno al riff. Mi bemolle. Mi naturale, quindi subito giochiamo con terza minore, terza maggiore. Sol e Do. Si bemolle, Sol, Si bemolle. Quindi dopo questo ci appoggiamo su questo accordo, che non è nient'altro che un La minore col Do al basso, quindi diventa Do sesta, Do tredicesima. Non è nient'altro che un Do preso
In questo modo il vostro amico Do col barré, ma con il mignolino qua sulla seconda corda al decimo tasto, quindi ok? Ripetiamo questa cosa due volte, mi sembra. L'ultima volta c'è il classico double bending, double stop, chiamatelo come volete, alla Chuck Berry. Quindi tirate qui sulla seconda corda il si bemolle e vi appoggiate sul Do e sul Sol. Ve lo faccio lento. Ok? Seconda parte della frase discendente. Quindi bending qui sulla terza corda, release sul Fa, Mi bemolle, Do, un bicordo o anche solo il Mi bemolle che va sul Mi naturale. E poi questa frase fighissima. E atterriamo su un bel Fa grave, ok? Sulla quinta corda al ottavo tasto. E qui parte il bello. Parte il bello perché c'è sempre questa cosa dello shuffle che vi ho spiegato nel video su Pride and Joy la settimana scorsa. L'ovale, il triangolo, c'è chi preferisce l'ovale, che il triangolo va per la maggiore comunque, ve lo dico, pare che questa sia... This is the way. Che cosa succede? Dopo l'appoggio sul Fa, c'è questo gioco tra queste due triadi, una triade di Do minore e una di Re minore, quindi semplicemente prendete l'anulare, secondo me è il dito più conveniente per fare questa cosa, e lo spostate tra l'ottavo e il decimo tasto. Perché questo? Perché andiamo a giocare con quello che siamo sull'accordo di Fa nello specifico, su questa porzione del Fa nona. Quindi suoniamo Mi bemolle, Sole, Do. E lo spostiamo. Nel momento in cui lo spostiamo, andiamo a evidenziare il Fa, il La e il Re. Quindi diventa una sorta di Fa tredicesima, semplicemente spostando queste due triadi. Mentre siamo sull'accordo di Fa. E lo fa anche sul Sol successivamente, quando arriva al fondo del giro, e la stessa cosa, lo stesso concetto lo applica anche sul Do, anche se in maniera leggermente diversa a livello di diteggiatura. Qual è la cosa importante? La stessa cosa che vi ho detto il video scorso. Non sono le note in sé, ma il modo in cui andate a suonare il riff. Se voi lo suonate è brutto, è moscio, non è Stevie Ray quantomeno, okay? Potrebbe essere un bluesman un pochino più elegante, ma la caratteristica essenziale del nostro amico purtroppo scomparso Stevie Ray Vaughan era la cazzutaggine. È inutile girarci intorno, era il modo in cui aggrediva lo strumento e il suono. Quindi dovete sempre mantenere questo movimento o a triangolo o circolare dell'ellisse, dello shuffle, e fare ben attenzione a stoppare le corde che non vanno suonate, perché essendo un modo di suonare estremamente irruento, facilmente andate a colpire le corde gravi o vi scappa un cantino che non avete coperto bene, sono mille variabili. Quindi tutta la parte ritmica
tutto è reso ancora più difficoltoso dal fatto che queste triadi sono intervallate dall'appoggio sulle toniche, cosa fondamentale per far sentire bene l'armonia. Quindi quando va sul Fa, appoggia al Fa, come abbiamo visto. Quando va sul Do, cambiamo completamente la posizione della mano e andiamo a fare il classico abbellimento blues, terza minore, terza maggiore. Quindi. E riprende il giochino qui con le seste, con quelle triadi che vi ho spiegato prima, in questo caso sono La minore, Sol minore. Quando va a prendere il Sol e poi di nuovo il Fa, c'è proprio questa raspata di cattiverie, che non è voluta secondo me, nel senso che è proprio nel suo modo di suonare. Però se andiamo a toglierla perdiamo metà di quello che conta all'interno di un brano di questo tipo. Quindi di nuovo tutto lentamente. Sol, che cosa succede? Esattamente uguale al Fa, quindi prendete a riferimento questo Sol nona e spostate questa porzione del dito, quindi l'anulare va sul Fa, stessa cosa identica. Quando va sul Do, the same thing, dicono gli americani. Dopodiché parte, come dice il nostro amico Montalbano, la camurria, perché che cosa succede? Mentre continua a fare tutto questo macello, infila dentro delle frasi al fulmicotone. Il blues è molto veloce, intorno ai 140-145, ok? Non suonavano col metronomo, quindi il tempo oscilla un pochino. Io mi sono andato a impegolare, la base che ho trovato credo che sia addirittura più veloce, e quindi è tosto. Prima frase. Quindi semplice abbellimento Do, Do e poi il solito abbellimento terza minore, terza maggiore. E poi riprende subito. Mette lì in chiaro che è capace ad accompagnare e fare la chitarra solista contemporaneamente. Quindi subito un trick, dopodiché bello slide, classico bluesaccio, blues rock, partite da dove volete, non partite da qua giù, solo che poi diventa scomodo arrivare. Arriviamo sulla terza maggiore e poi Sol e Do, quindi proprio evidenziamo la triade di Do. Bel bending cazzuto e cattivo sul Si bemolle che va a Do. Sempre siamo tutto sulla pentatonica. Seconda frase. Classico del blues. Ripartiamo dal Do qui sul Mi cantino all'ottavo tasto. Pull off da Si bemolle a Sol. Qui bending può essere di mezzo tono o un tono, cambia poco. Proprio blues. E riprende. E rifà la stessa frase, slide. Quindi slide e triade di Do. Questa volta atterriamo sul Mi bemolle, che è la settima minore del Fa, proprio andare a evidenziare l'accordo. Mentre prima giocava con le pentatoniche minori e maggiori, sul Fa, ovviamente, siccome Stevie Ray non era un fesso, suona principalmente la pentatonica minore. Bellissima questa frase sulla pentatonica minore. Questo è un suo marchio di fabbrica, potete farlo sia così
quello slide dalla Blue Note, dal Fa diesis, oppure col bending. Qua di nuovo lick alla Chuck Berry. Chuck Berry, Jimmy Page. E poi di nuovo. Qua è importante un po' di vibrato, non lasciate la nota ferma per correre a fare la parte ritmica successiva. Di nuovo riprende. Ultima frase, fichissima, mischione di pentatonica minore e maggiore, o meglio maggiore e minore, è questa. Ora, cosa accade qui? Suonate due volte il Do, qui al decimo tasto sulla quarta corda. Poi, solito abbellimento, Mi bemolle, Mi naturale. Questa volta siamo sulla pentatonica maggiore di Do. Secondo box. Bending sul Da Re che va a Mi, quindi andiamo a evidenziare la sesta dell'accordo, perché qui siamo sul Sol, sesta tredicesima, e ritorno La Sol. Dopodiché, quando passa al Fa, di nuovo insiste sulla pentatonica minore. Quindi prima un doppio bending qui, da Si bemolle a Do col Do ribattuto sul Mi cantino. E poi sopra, da Fa a Sol, quindi siamo qua al decimo tasto sulla terza corda, col Mi bemolle qua premuto con il mignolino. Quindi tutte le frasi lentamente fatte giuste, ci proviamo, dalla parte quella mischiata con i con accordi e solista. Quanto pezzo, secondo me meraviglioso, uno dei più belli, uno dei migliori shuffle secondo me mai scritti, quantomeno da Stevie Ray Vaughan. Veramente bello, un po' challenging, come dicono gli americani, un po', come dire, una sfida, perché è veloce e c'è la ritmica è tosta, il solista è tosto ed è tutto mischiato assieme. Molti conoscono Pride and Joy, è più famosa, però è veramente un brano notevolissimo. Vi porterò più avanti altri brani di Stevie Ray Vaughan, perché qualcuno me li ha chiesti e mi fa piacere farli, così me li ripasso anche io. Questa roba che ho studiato ai tempi che furono. Ora, però, la cosa che mi preme di più, e ve la dico qua al fondo del video, se siete stati stoici, avete resistito, avete sofferto insieme a me fino in fondo, è sempre la solita. Il pensiero che secondo me bisogna avere nei riguardi di tutti i brani in generale, ma nello specifico di questi blues, non è l'imparare il brano nota per nota in maniera ossessiva, come se fosse un pezzo di Paganini. La questione è estrapolare i concetti che ci sono all'interno del brano in questione, può essere questo, Pride and Joy, Scuttlebutt, Coldest and the Wind, chi se ne frega, un brano qualunque, anche di altri autori, e cercare di fare propri i modi
e i concetti che vengono utilizzati all'interno dello studio. Quindi l'utilità dello studiare i brani e i concetti importanti del brano non sono le note in sé, chi se ne frega. Io non l'ho mai suonato in vita mia dal vivo Empty Arms, né tantomeno Scuttle Buttin, né tantomeno Pride and Joy, ok? Perché tendenzialmente suono altro, suono gospel, suono mi capita di suonare jazz, mi capita di suonare rock, ma blues, Texas blues, così verace la Stevie Ray Vaughan, raramente. E nello specifico i brani che vi ho citato non li ho mai suonati dal vivo, me li sono studiati perché mi piacciono. Mai ho cercato di togliere le cose importanti e usarle a mio vantaggio dove mi servivano. Potrebbe essere in un accompagnamento di un brano jazz o anche rock, perché no? Sfruttare queste piccole cose non tanto per il brano in sé, che è fichissimo ovviamente, ma per il nostro tornaconto. Spero che il video vi sia piaciuto almeno tanto quanto quello di Pride and Joy. Ci vediamo la prossima settimana, vediamo se vi porto qualcos'altro di Stevie Ray, o se no, se avete qualche richiesta scrivete nei commenti, mandatemi dei messaggi, mi dite che cosa ne pensate, e se avete qualche richiesta. Tendenzialmente faccio brani come dire, abbastanza conosciuti sia a livello autorale che a livello proprio di popolarità del brano, perché qualcuno mi ha chiesto dei brani un po' tanto specifici che non conosco, dovrei studiare da zero, diventa un bagno di sangue. Però il video direi che si può concludere qui, vi saluto, Carmelo è sempre là dietro, un saluto a tutti, ciao!